Allora, ha votato anche il collega Gutgelt, non vedo altre mani alzate, chiusa la votazione. La Camera approva alla unanimità. No, scusate, la Camera approva con 426 favorevoli e 28 astenuti. Allora, passiamo. La Camera approva. Come lo devo dire? Non lo so, cantando. Bene, passiamo alla mozione successiva. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame delle mozioni Pellegrino ed altri, numero 1815, Stella Bianchi ed altri, numero 1941, Busto ed altri, numero 1951, Palese ed altri, numero 1953, Matarrese ed altri, numero 1954, Segoni ed altri, numero 1955, Allasi ed altri, numero 1961, concernenti iniziative per contrastare i cambiamenti climatici anche in vista della conferenza di Parigi di dicembre 2015. Avverto che dopo la conclusione della discussione sulle linee generali, che ha avuto luogo nella seduta di lunedì 20 luglio 2015 e nella quale è intervenuto il Governo, sono state presentate le mozioni Matarrese ed altri numero 1954, Segoni ed altri numero 1955 e Allasi ed altri numero 1961 e una nuova formulazione della mozione Pellegrino ed altri numero 1815 che sono già state iscritte all'ordine del giorno. Il rappresentante del Governo ha facoltà di intervenire esprimendo altresì il parere sulle mozioni all'ordine del giorno. Prego, sottosegretaria Velo. Sì, Presidente, chiederei un quarto d'ora di sospensione, essendo arrivata l'ultima mozione in giornata, per completare la formulazione dei pareri. Va bene, non credo si possa rifiutare questo quarto d'ora di sospensione. La seduta è sospesa, riprenderà alle ore 16:40. 18:40, scusate, la seduta è sospesa.